Bisi, Bisi, basta, basta rompermi le scatole per piacere. Tra poco comincia il talent, ci siamo collegati, adesso aspettiamo che tutti arrivino su YouTube per fare il talent, ok? Quindi adesso stai tranquillo che cominciamo, Lodo, quando inizia il talent? Bisi, ho capito che vuoi che cominci il talent, però non è che puoi continuare a chiedermi Lodo quando inizia. Adesso comincia, siamo collegati su YouTube in diretta, pian piano, aspettiamo che tutti arrivino, che tutte le classi si connettano e poi comincia il talent, è questione di minuti, proprio una cosa. Lodo, quando inizia il talent? Bisi, io guarda, te lo dico, non voglio più sentirti dire Lodo quando inizia il talent. Non puoi continuare Lodo quando inizia il talent, Lodo quando inizia il talent, Lodo quando inizia il talent. Basta, ma dopo un po' uno dice si stanca, Ha finito l'ora, via, fuori. Il talent comincia a breve, sigla regia. Basta, io non lo so. Partirò canta il suo nuovo adesso. Facciamo un grandissimo applauso al nostro ballerino Massimo Daniele! Su, alziamo tutti i volumi, padre, alziamo tutti i volumi! Perché in classe non si sente, quindi su tutto! Iniziato con questa intro fantastica! Grazie mille, grazie mille, nostro Harry Potter, vieni! Ok, forza pure adesso! Benissimo. E allora ci siamo, benvenuti, buongiorno, benvenuti alla terza edizione del Cerioni's Got Talent! Terza
posizione. È incredibile, è bello, è guadagnato il nostro palco. È bello essere qui anche quest'anno, nonostante tutto. Nonostante tutto, sì, è vero, sapete, l'anno scorso il Ceriale è stato l'ultimo appuntamento prima di lasciarci e di non vederci più per tanto tempo a causa Covid, ma quest'anno ci siamo. Ci siamo rispettando tutte le norme igienico-sanitarie, rispettando le distanze di sicurezza. Vedrete i giudici a un metro di distanza con le mascherine dietro le quinte. Siamo muniti di tutto quello che può servire. Questo qui per esempio No, dai, a mucchina dappertutto, a mucchina tra il pubblico, insomma, tutto quello che filtri sopra i microfoni. Per... siamo a prova di altro che Covid, qui non si prende più neanche l'influenza normale. A parte l'unico inconveniente, ecco, chiaro, presentare con un tubetto di ketchup, che purtroppo è quello che Credo che un ananas sia meglio, né? Vabbè, sembra il re Julian di Madagascar. Cioè. Intanto l'ananas brucia i grassi, quindi vabbè. Comunque, lasciamo perdere questa disquisizione culinaria. Cosa ridi? Culinaria! Ma come? Ma capisci che c'è la parola culi? È che puoi ridere tutte le volte che dico culinaria. Allora se dico cacofonico, ridi perché... che caco! Vabbè, guarda, so già che anche quest'anno sarà una difficoltà estrema fare questo talent. Ma soprattutto, sì. Soprattutto sarà difficile, ma sarà anche una bellissima edizione, perché è la prima esibizione a essere interamente in live streaming. Sì, in live streaming. E ci saranno anche le votazioni in diretta, tantissime novità che vi... Tantissime novità che avremo modo di spiegarvi nel corso della puntata. Chiaramente, prima di tutto dobbiamo chiedervi perdono, perché sicuramente ci sarà qualcosa che non va, sicuramente avremo dei problemi tecnici, ma insomma, questa... siamo qua a 750 telecamere. Noi siamo il Colombo dell'Andreana alla scoperta del nuovo live streaming. I Neil Armstrong che raggiungono le vette insperate della luna della diretta nazionale. Steve Jobs. Ecco, di Steve Jobs ce n'è solo uno, il nostro padre Sergio, qui padre Steve Jobs, cambia inquadratura, mette audio di qui, audio di là. Ma tutto questo avremo modo di spiegarlo più avanti. Ora passiamo a presentare coloro che dovranno essere inflessibili. L'anima del talent, signore e signori, i nostri giudici. E allora mettiamoci un po' di atmosfera per i nostri giudici e cominciamo con le presentazioni. Il primo. 1,90 m di pacatezza e professionalità e aggettivi. Ah, sì? Regista e presidente della compagnia teatrale Quelli del Venerdì, Marco Bastianic. Marco Bastianic lì in diretta per noi. Ma come, chissà se ha portato i panini del tecnico. Chissà se Bastianic ha parlato. Molto divertente questa cosa culinaria, ormai tu sei preso la mano. Beh, quest'anno tra l'altro abbiamo due new entry e lei è la prima sportiva, elegante e attenta al dettaglio. Non c'è dubbio, sarà una giudice inflessibile. Onestamente mi fa un po' paura, perché da piccoli mi menava sempre, quindi mi fa un po' paura anche per quello. Benedetta Pellegrini! Non ti immagini neanche. Ma c'è un altro giudice nuovo. Una nuova new entry. Ma non nuovo del mestiere, insomma, perché da anni è nella commissione del talent e lavora dietro le quinte con i suoi giudizi divertenti e anche pungenti. E a ritmo caraibico e con allegria che gli scorre nelle vene, arriva Teo Matano! Teo Cicchita, ed ora l'ideatrice e fondatrice del talent, nonché veterana del mestiere di giudice e indiscussa regina delle maschere. Halloween o carnevale non fanno differenza. Sarà la guida per il mitico quartetto d'archi dei Buzz. Lei è Margherita. Abbiamo i giudici, abbiamo il pubblico da casa, giusto? E abbiamo i concorrenti in sala. Manca solo
un'esibizione. E allora cominciamo con il primo momento, un momento magico, perché arriva Fabio Monti! Eccoci, guarda, ha bisogno del... Eccoci qui, Cavolino. Perfetto, in mezzo. Allora, ti prendiamo il microfono così ci puoi spiegare quello che stai facendo, Fabio. Eccoci qui. Allora, vediamo un po' che cosa combini. Allora, sta tirando fuori... Wow, questa... notare la scritta acqua. Ecco, vediamo in televisione da casa. La scritta acqua, questa... Farina? Ma sei un cuoco? No. O sei un mago? No, ecco. È mais? Non ho mai visto una cosa del genere. Culinario! Scusa. Questa è acqua Sant'Anna. Sant'Anna, la nostra barista, che ha furia di... Ci sei, Fabio? Vuoi descrivere il tuo esperimento? E questo cos'è? Amido di mais, ok, amido di mais. Consiglia! Prego, spiega tutto quanto, Fabio. Vieni al microfono davanti alla bocca, vai. Urla bene. Tutti, oggi vi presenterò un esperimento per il quale sono necessari una vaschetta, un cucchiaio per la minestra, una paletta, un colorante per alimenti, due bicchieri, uno con mezzo grammo di mais e uno per l'acqua. E la prima cosa che farò sarà... Sì. Versare l'acqua nel bicchiere, quello viene in telecamera, ci sono 7 telecamere puntate, zoom ovunque. Sì, versi l'acqua nel bicchiere. Ok. Poi, apro l'amido di mais e lo metto nella ciotola. Ti aiuto. Poi è partito qualcosa. È amido di mais. Eccoci qui. Amido di mais nella ciotola, incredibile. Far cuocere per 5 minuti a forno a cottura lenta. No. Ok. Poi che succede? Colora l'acqua. È un piccolo Einstein qua. Sì, infatti è vestito da Einstein proprio, giusto? Colori l'acqua per far vedere bene che cosa succede, giusto? Perfetto. Okay. Vediamo. Mentre mescolo verso l'acqua. Mescolo verso l'acqua, ok. Fantastico. Attenzione, amido di mais è duro come la... Ma devi costruire una casa? No! Ah, ok, scusa. Come vedete ho ottenuto il mio impasto, che se usato... Oddio! Madonna, ma... Basta, bello! Che è un liquido. Ma non ci posso credere, ma... Ma si può toccare? Se non è che muoio. No. È solido, bello! No. Che è solida. No, ma è strano. Una pallina solida. No! Non ci credo, ma cos'è? Ma è solido, vi giuro. Ho ottenuto il mio solido, è liquido, detto solido, liquido, non newtoniano. Bravissimo! E allora? Ma possiamo invitare il giudice a toccarlo, perché è una cosa... Anzi, portalo dai giudici. Sì, portalo, sì, prego. Antonio, portalo dai giudici, ah, così intanto cominciamo a sistemare un po' il palco. È una cosa, ma è fantastico, ma è una cosa incredibile. È non newtoniano, ma sporca comunque, eccoci qua. Vedete, guardate. Sembra, è liquido. Guardate bene perché è liquido, ma... Incredibile! Microfono. È bellissimo. Complimenti. È liquido? È pazzesco. Ma se tu lo tocchi? È pazzesco, è durissimo. Con forza. Teo. È incredibile. Teo. Incredibile. Io una cosa... Guarda. E tra l'altro non so se i bambini lo sanno, ma è il pranzo di oggi questo. Sì, è. Liquido non newtoniano. Ma fantastico, veramente, guarda, allora, mettiamo tutto qui dentro. Cioè, c'è braccina, tipo, io non so, io sono... Oh, no, assolutamente. Bravissimo. È incredibile, allora passiamo. Torna sul palco e sentiamo i commenti dei giudici. Mentre sistemo io, non ti preoccupare, tu rimani qui. Oh, che bello, tieni, pulisti. E sentiamo che cosa ci dicono i nostri giudici. Allora, Fabio... Vai.
Fabio, io volevo dirti che oltre ad avermi fatto scoprire una cosa che io sinceramente non sapevo, e sei stato molto bravo, sei stato anche molto bravo a raccontarci quello che stavi facendo. Complimenti. E poi volevo farti una domanda. Se riesci anche a far sparire le persone, avrei due o tre nomi da suggerirti. Dopo dietro le quinte te lo dico. Ecco, cominciamo bene. Bravissimo Fabio. Bravo Fabio, bravo Fabio. Bravissimo, bravissimo. Giudici, avete qualche altro giudizio per il nostro Fabio? Altrimenti Marco, bastiamoci. Ha impiegato le leggi della fisica e della natura, quindi è grande. Mi unisco a Benedetta. Se non occorre farli sparire, basta anche solidificarli o liquefarli. Vero. Potremmo farli o una piscina con liquido oppure delle statue da qualche parte. Come ha fatto Gesù? Bene, detto ciò, salutiamo il nostro Fabio. Ciao, un applauso. Esatto. Questa qua la voglio provare anche a casa perché è davvero fantastica. Anche io, mia mamma mi sa che non sarebbe contenta. Beh, siamo partiti alla grande con una grande esibizione, Antonio. Quindi abbiamo sentito quello che vogliono sapere i giudici. Esatto. Ma adesso dovete sapere una cosa importante, perché non solo è il giudizio del nostro quartetto di giudici che porterà a designare il vincitore di questa edizione, ma abbiamo quest'anno solo per voi la diretta in tutte le classi, e tutte le classi con un'app apposita potranno votare e esprimere il loro favore oppure no, esatto, per le esibizioni. Quindi in classe, mi raccomando, è il momento di votare, e tra poco arriveremo da voi a capire come sta andando la mattina. Esatto, ci collegheremo con dei giudici, degli inviati speciali che tasteranno la situazione all'interno delle classi per vedere come va. Ma adesso andiamo avanti, perché dalla magia passiamo al canto, è il momento del prossimo talento. Signore e signori, per noi arriva Denise Cannellini! Denise, prendo il microfono. Eccoci qui. Ok, Denise. Sei tesa? Sei pronta? Sì, è tesissima. Eccoci qui. Grazie, mi ha fatto le prove, ha provato tanto a lungo. Mi raccomando, microfono bello dritto, vicino alla bocca, tanto mascherine e nuovi antipop, sempre nuovi. Sei pronta? Il palco è tuo. Prova a dire sassà. Si sente alla grande. Vai Denise. Come? Poi? A codice, scusatemi. Ah, il televoto! Ma che bello! Il 45502, al costo di 2 euro, potete votare anche voi da casa. Codice di televoto 2, ragazzi. Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio. Canta Denise, codice 002. Denise Gandellini! Denise! Palco è tuo. A volte ti sentiamo, finto di andare, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli come ma non sono qui e non ci credo, tu fidati. Prima facevi monologhi, ora parli monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Dopo ne hai buttato le Barbie per giocare con le persone. Dicono che non capisci il favore di qualcuno fino a quando non l'hai perso. Tu non capisci. Vedi lo stesso, quindi non dillo nemmeno per scherzo. E scusa ma non me ne importa, sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta, aspetto ancora una risposta. E scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta, passavo a prendermi la colpa. Nel mio panico quotidiano, quando ti vedo con gli altri, tu non sai quanto vorrei essere via. Sei bella per essere vera, anche troppo bella per essere mia. E io finita l'autonomia, sento guardare di famosia. Se avessimo tradito la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia, fingere di essere un bravo attore. Ora che io me ne vada via,
scomparrà nel suo cuore. Bravissima la nostra Denise! Bravissima Denise, bravissima! Una canzone bellissima di Shade, giusto? Shade e Federica Carta, se non sbaglio. Bravissima, una canzone di Sanremo. E allora, giudici, è stata all'altezza dei due artisti dei quali ha portato la canzone, eh? Giudici, sentiamo che cosa ci dicono i giudici. Allora, Denise... Denise, eri tesa? Un pochino. Sai da cosa ho capito che eri tesa? Soltanto dal tuo pugno chiuso. Perché la voce non ha tremato un secondo. Molto brava. Brava Denise. Teo Matano, hai qualcosa da dire alla nostra Denise? Ti è piaciuta la sua esibizione? Nonostante sia saltata la musica in due momenti, sei stata bravissima e non ti sei fermata. Sei stata veramente brava, complimenti. Vuol dire che eri molto concentrata e sapevi quello che stavi facendo e quello che stavi cantando. Brava, complimenti. E allora bravissima la nostra Denise, se vuoi lasciarmi il microfono, prego, guadagna l'uscita, brava, e torna tra il pubblico. Beh, noi siamo, andiamo avanti con la nostra, ma cosa? Ma cos'è quella cosa lì? Che sta succedendo? Ma scusate, no, cioè, un attimo, scusate. Mi hai svegliato la mia riposina mattutina, cioè, ero tra le braccia di Momo Morfeo! No, scusate un attimo, ma chi è che sta parlando? Chi è questo qui? Ma cosa stiamo facendo? Chi sono io? Chi sei tu? Chi sei tu! Chi sono io? Cioè, tu chi sei? Oh! Io chi sono? Lui è Lodo. Lui e Antonio siamo i presentatori dello show. Scusa, sì. Noi presentiamo. Presentiamo lo show, sì. Show. Voi due. Ma quale show? Non c'è show senza di me. Io sono un cantante, un attore, un ballerino. Insomma, sono un performer. Sono pungitoco. Perché le mie parole sono pungenti come le rame. E te fanno rodere come un topo. Cioè, pungi topo perché le sue parole sono pungenti come le lame e te fanno rodere come un topo. A me sembra che più che rodere come un topo te puzzi come un topo. Cioè, c'è un tanfo in questa zona qui. Pungi topo, vabbè, ma anche 30 centimetri di rompiscatole e puzza in maniera. Per piacere, pungi topo. Vai, stai dove stavi prima. Stai giù, che cosa dai, che ci sono tanti talenti in gara, dobbiamo andare avanti. E già che siamo qui nella batteria, potremmo far arrivare il prossimo talento. Esatto. Che con la batteria proprio che fare. Lui è Pietro Franzelli. Pietro. Fantastico. Eccoci qua. Pietro, prego, siediti, accomodati, mettiti. Sei pronto? Sei teso? In questi giorni... No, non è teso, ragazzi. In questi giorni Pietro ha sistemato la batteria, è stato molto meticoloso sul da farsi, perché è un grande batterista e oggi ci farà sentire... Che brano ci farai sentire? Una versione batteria di Back in Black. Oh, ragazzi. Bellissimo. Qui giudici, preparatevi ad ascoltare. In bocca al lupo a Pietro Franzelli! We'll be right back.
vieni. Bravissimo, bravissimo. Un mostro della batteria. Bravissimo, complimenti. Mi sei piaciuto tantissimo. Bravissimo. Bravissimo. Marco, cosa ti dici? Complimenti, hai smosso i ritmi base proprio, i ritmi fondamentali. La batteria è quella che sostiene tutto il resto, non c'era tutto il resto, ma sei riuscito a rimanere ascoltabile, piacevole e a darci l'assaggio di quel bel brano che tu ci hai proposto. Quindi tante grazie, molto bravissimo, bravo. Bravissimo Pietro, sei contento? È andata bene? Molto fantastico, bene. Pietro! Il tuo posto, bravissimo! E adesso Antonio, una delle prime sorprese della giornata, perché abbiamo il primo collegamento. I gemelli Nino e Ninno. Sì, pronto. Nino e Ninno. Ci sono, proviamo a vedere se parte il collegamento. Steve, padre Jobs, potresti collegarci? Ecco. Nino e Ninno, non vi sentiamo. Sì, buongiorno. Siete gemelli Nino e Ninno, ci siete? Un attimo. Buongiorno, da Sembrano delle Pecore stiamo, collegati. Sull'ambulanza nati siamo, aio l'ambulanza, Nino aio, Nino, aio, ah, aio. Nino e Ninno. Dagli animali stiamo. Pronti collegati, sì. Per il talent stiamo. Sì, guarda che belle pecore che stanno, guarda che belle le pecore. Che belle pecore. Digli il nome. Una si chiama certo, e l'altra si chiama Franco, aio Franco. Ma cosa sono? Non sono pecore, dai, sono asini. Ma non sono pecore quelle, ma cosa fate lì? Ma io te l'avevo detto che non erano pecore queste. Ma sono pecore grigie, non vedi? Ma sono troppo grosse per essere delle pecore. Sono troppo grosse, Nino, aio. Sono pecore. Ma Nino, ma non hanno mai fatto beh. Fanno beh quando l'erba non gli piace, beh. Ma tu, non capisci niente, Nino. Ascolta, non capisci niente. Sì, va bene, dai, interrompiamo quello che hai detto, interrompiamo. Gemelli, grazie, sì. Nino. No, lasciate stare, grazie che mille, interrompiamo il collegamento. Le pecore erano degli asini enormi, torniamo in studio, dai, perché questi... Ma dove li hai presi questi qua? Non li ho mica presi io, li ha contattati padre Giovanni. Padre Giovanni, ho capito, ma... Già, detto, che confondono le pecore con io due esperti di pecore. Mi ha detto padre, ma tu hai degli esperti di pecore? Lui, beh, allora io l'ho preso per un sì, per forza. Invece no. Lasciamo stare i prossimi collegamenti. Sì, andiamo avanti con migliori. I nuovi talenti. Sì. In realtà questo collegamento ci serve perché abbiamo dei talenti che non sono passati per la finale, ma che a casa potrete gustarvi con un minuto, non di pecore, di animali come Nino e Ninno, ma con un minuto di bellissimi acrobazie a cavallo. E allora, mandiamo il contenuto video per tutti quelli che ci stanno guardando da casa e vediamo i nostri talenti, che ovviamente non hanno potuto portare qui i cavalli, tanto per il cavallo, per la cacca. Esatto, perché in Aula Magna comunque un cavallo ci sta. Diciamo che il cavallo non è un problema, quindi, bello, anzi, però ecco il nostro video. E torniamo in studio, abbiamo visto da casa, fate un applauso anche se ovviamente il nostro studio televisivo non può aver visto quello che hanno visto da casa, sono fortunati quelli che sono a casa e hanno visto tutto quanto. Sì.
Abbiamo proprio tutto, abbiamo già visto magia, abbiamo visto cavalli, abbiamo visto suonare, cantare. Tutto. E proseguiamo con la prossima coppia di talenti. E sentiamo i prossimi talenti in gara. Loro sono la coppia Sofia e Francesca! Eccole! Eccole qui, fantastiche! Ma che belle, che belle! Oh, ha preparato tutto! Eccoci! Sì, perché hanno tutta una coreografia. Non tu pensi che siano vestite solo per carnevale? Ebbene no, perché la loro esibizione e il loro trucco, travestimento, fanno parte del tutto dello stesso ambito. È una cosa, sono state veramente bravissime. Ma direi di far parlare i microfoni. Esatto. Fiato alle trombe, un bel applauso per Francesca e Sofia! Dimmi cosa sei venuta a fare. E parlavamo dei tuoi esami all'università. Tu chiedi com'è colore e forme per Cézanne. Anche se adesso fuori è buio un giorno smetterà. Conte diventa sole anche una lucciola. Di tutte quelle che ho incontrato tu sei l'unica che senza fare nulla mi ha rubato l'anima. Se vuoi tenerla bene ma un giorno riportala. Ti prego non farle male, custodiscila. Dimmi cosa sei venuta a fare. Se vuoi restare pure andare via. Ma quanto pesa la malinconia. Ma quanto costa dire una bugia. Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare. Per te giuro sceso forse un milione di scale. Afferrami la mano prima di cadere. Tutti i girasoli adesso son fiori del male. Se vuoi da bere ti offro un drink. Rompi un bicchiere. Sembra un film. Tu vino bianco. Io niente alcol. Cambi discorso. Parliamo d'altro. Dimmi che ore sono, dai. Dimmi che ora siamo noi. Siamo un'ora indietro, sai. Il resto lo vedremo poi. Siamo un sentimento. Un presentimento. Che il passato esiste, ma il futuro è incerto. Mentre perdi le parole dentro il mare come pioggia di ricordi che non passerà. Cerchi dentro i tuoi sospiri, ti senti sempre più sola. Per assenzio come fossi un quadro di Degas. Dimmi cosa sei venuta a fare. Se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia. Ma quanto costa dire una bugia. Come un dipinto nella notte ti verrà a cercare. Per te giuro sceso forse un milione di scale. Afferrami la mano prima di cadere. Tutti i girasoli adesso sono fiori del mare. Bravissime, bravissime le nostre Sofia. E attenzione perché l'esibizione finisce proprio con l'immagine. Sapete come si intitolava la canzone? Si intitolava Il bacio di Clint. E infatti, fate vedere bene, inquadriamo in telecamera bene. Ecco. Bellissima idea, bravissime. Veramente bravissime le nostre due cantanti. Giudici, cosa pensate di questa esibizione? Allora, tutti noi sappiamo che voi due siete due bambine dolcissime e la vostra voce con questa esibizione ce lo ha solo confermato. Bravissime bimbe. Brave. Bravissime. Ora direi di sentire non solo il parere dei giudici, ma di sentire il parere da casa. Perché abbiamo il primo collegamento. Ragazzi, potete andare pure a bravissime, complimenti ancora, grazie mille. E abbiamo il primo collegamento dalle classi. Potrebbe esserci un po' di eco, ma non fa niente. Allora, vediamo se c'è. Eugenio, ci senti? Ci senti? Ti sentiamo, c'è un po' di eco qui in studio, ma problemi nostri. Eugenio, dove sei? Ecco, erano proprio due ragazze della quarta B, vai a sentire che cosa ti dicono i ragazzi della quarta B. Sentiamo il pubblico. Oh, eccoli qui. Come sono state le vostre amiche, insomma?
contenti. Beh, sentiamo anche la quarta A. Sentiamo anche la quarta A, Eugenio, sentiamo la quarta A, che cosa ci dice? Esatto. C'è un po' di ritardo, sentiamo un po' di ritardo. Sì, 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 a posto. Bene, benissimo. Eugi, ti ringraziamo, interrompiamo il collegamento e andiamo avanti con la nostra diretta. Grazie Eugenio, beh, ciao. Abbiamo visto... Siamo ritardi su ritardi. Su ritardi, ma dovete sapere perché a causa del Covid c'è il distanziamento sociale, quindi le classi quest'anno sono in paesi diversi. La quarta A era a Roccafranca, per esempio. Ho saputo che la quinta B è andata persino in Africa. In Africa, sì. A Mogadiscio, la quinta B, quindi la quarta B. Quindi, perciò una Tokyo. Siamo un attimo in difficoltà con i collegamenti, ma adesso possiamo andare avanti. Ritorniamo in studio, alla gara, perché sul palco arrivano i gesuiti. Ma no, ma che gesuiti? Ma no, allora gesuiti. Arrivano i domenicani. Ma non arrivano neanche i domenicani. Ma cosa stai dicendo? Arrivano i francescani. Ma che francescani? Ma cosa stai dicendo? Arriva sul palco, arriva una persona sola che si chiama Frati. Dico, ma non c'entra niente. No, non c'entra, non è domenicano o gesuita. Arriva Giacomo Frati, e allora un applauso, eccolo, perfettamente a tema. Covid, ed è fantastico, un quadrato dentro, un robot, una mucchina. Quello nero? Beh, non sei dell'ordine. Qual era quello che andava? Dominicani, gesuiti. Lascia perdere Antonio, lascia perdere. Tu sei fermo ancora a culinaria, perciò fai una prova microfono, prova sa, prova. Sa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chapel Kelgel? Fantastico, funziona anche questo microfono. E allora andiamo a sentire l'esibizione di Giacomo. Codice 05, dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio. Di chi è questa canzone? Matteo Romano. Di Matteo Romano, canta... Scritta a quattro mani. Quattro Romano. Piedi, sette gambe. Canta Giacomo Frati! Aspettato alla porta, non è mai arrivato. Illuso un'altra volta, ormai ci sono abituato. C'era una volta, forse non lo è stato mai, ma nella testa mi ripeto che vorrei parlare fino alle tre, litigare per niente, essere un po' cliché, guardarti senza avere paura, anche se poi mi confondo, sono strano, lo ammetto. Ma concedimi un ultimo ballo, l'ultima ora, l'ultimo sole per l'ultima volta, stesso gioco scacco matto, hai di nuovo vinto tu. Siamo in stallo un'altra volta, persi dentro a questo loop. Trovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, e convincermi all'ultima volta. Mi ci ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua. Vorrei vedessi meglio di me, ascoltare i silenzi, non far caso ai perché, guardarti senza avere paura, anche se poi mi confondo, sono strano, lo ammetto. Ma concedimi un ultimo ballo, l'ultima ora, l'ultimo sole per l'ultima volta, stesso gioco scacco matto, hai di nuovo vinto tu.
pesi dentro a questo loop. E allora un applauso al nostro Giacomo Fati! Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Giudici, un commento estemporaneo sull'esibizione di Amukinamen. Ma bravo Giacomo, ma non me l'aspettavo proprio. Cioè ti ho sempre immaginato come un bambino molto timido e invece ci hai stupito, bravissimo. Sono le magie del talent show, sono le magie del periodico. Tirano fuori dai lati dei nostri bambini che magari non conoscevamo neanche. Sai perché Marghe? Perché di Gerola come me. Abbiamo delle classi a Gerola, esatto, proprio. Benissimo, benissimo. E allora, Giacomo, puoi ritornare con nel i tuoi compagni. Ma no, perché è bello, ma cosa c'entra? Grazie Giacomo, scusami, è un tubetto di bravissimo, che cosa vuoi che capisca? È stato che... Sì, ho capito che è stato bravissimo. Adesso ma guarda, cambiamo un attimo la cosa del microfono. Sì, perché va via uno. Arriva l'altro, esatto. Via uno dentro l'altro. E se magico. Se Giacomo è stato magico con la sua voce. Il prossimo concorrente lo sarà in tutto e per tutto. Sì, perché arriva un altro mago molto più giovane, ma che ci stupirà lo stesso. Lui è Federico Malenti. Vieni Fede, vieni Fede, vieni Fede. Eccolo qui. Ti prepariamo, prendi le tue cose, ti prepariamo, eccoci qui. Allora, mettiamo un attimo da parte il liquido non newtoniano. Ecco, esatto. Marte. Sì, beh, lascialo su, tanto. Ecco. Le senti tu, signore del quiz. Eccoci qua. È là. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, prossimo, prendo il microfono. Allora, sentiamo, beh, sentiamo finito. Un po'. È già sparito, magia! Magia! Magia di nuovo. Federico. Federico, è tutto? Allora, dici cosa ti serve, noi ti aiuteremo. Oh mamma, cosa vuoi, accendere fuoco alla scuola? Ah, no, no. Ok, spiegaci che cosa stai combinando, insomma. Farò alzare l'acqua verso l'alto. Oh, allora, non ci posso credere, veramente. Sfiderà le leggi della gravità. E allora, prego, il palco prego, è tuo. Prego. Comincia, spiegaci. Prima dobbiamo accendere la candela, ok. Ti accendiamo la candela, tu intanto spiegaci cosa facciamo. Tonio, ti do fuoco, ti faccio diventare salsa di pomodoro, non dici ciao. Ok. Tanti dobbiamo auguri. Versare la cenere. Versiamo la cenere, prego, fai pure. Ah, è già attaccata. Ah sì, è la cera per farla attaccare. Ok, adesso è attaccata. Sì. Magia! Ma lei non fa. Adesso faccio una magia, gli do uno scopone che fa fuori. Ok, poi cosa stai combinando qui? Metti l'acqua. Questo trucco di magia è offerto da Acqua San Benedetto. Prego. Adesso metterò il bicchiere. Sì, e prenderà l'acqua. Cioè tu metti il bicchiere e l'acqua va verso il basso. Figurati, ma la pioggia l'hai mai vista? La pioggia cade dall'alto verso il basso, non può andare sull'acqua. Non ci credo. Oh! Adesso ve lo portiamo a vedere. Sta salendo. Non so se vedete dalla telecamera. Porta, portiamo la telecamera. Allora, amici da casa. Attenzione a non far entrare l'aria perché altrimenti il trucco è svanito. Ma ci vuoi spiegare questo trucco? C'è qualcos'altro da dire per questo trucco di magia o? Che vedete? Poi l'acqua è salita. Cioè l'acqua era dentro nel piatto e è venuta su verso. Pazzesco! Giudici, cosa ne dite? Sicuramente è un trucco meno impastoso del primo che abbiamo visto oggi con Fabio. Se io tiro su, torna fuori tutta. Sicuramente, Antonio, sicuramente. Anzi, te la farò bere anche quell'acqua lì dopo. È tornata giù tutta. Bravissimo. Giudici, cosa ci dite di questo trucco di magia, di questa magia che il nostro Federico ci ha abilmente portato? Sì, noi ti ringraziamo perché è una magia molto, molto naturale. E invitiamo anche a provarla a casa perché è una cosa non sporca, semplicissima, super economica, ma dal risultato sorprendente. E con questo numero, con la tua simpatia, ci hai ricordato che a volte anche le cose semplici, anche quelle che abbiamo sotto il naso o fra le mani tutti i giorni, possono meravigliarci e stupirci. Quindi grazie per questo bel esempio di averci portato le meraviglie del quotidiano. Bravissimo Federico, grazie. Bravissimo. Allora prendi le tue cose, portale pure Antonio, aiuta Federico. Tanti Antonio, basta, lascia stare. Smettila con quella cosa lì. Io non posso avere a che fare con un incompetente così. Cioè non si può andare avanti in questo modo. Certo, c'è. Tanto qui.
Sì, 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 recupero, sì. Ecco qua. Ora andiamo avanti con il nostro. Oh, raga, ma questo strapuccio! Ecco, io dicevo, non si può avere a che fare con degli incompetenti così e mi spunta fuori Pungi Topo ancora da qui ma dietro. Che cos'ha? Pungi Topo, ma come ti sei... Ma Pungi Topo, ricordiamo Pungi Topo, il nostro amico che vuole, sì, che fa rap, che c'è, insomma, è un grande... Pungi Topo, perché le sue parole sono pungenti come le lame e sono... te fanno rode come un topo. Sì, ho capito. Ma Pungi Topo, ma come sei vestito? Ma guarda, scusa, che cosa hai in testa, ma... Un rap! Sono vestito da rapper! Ma... Cioè, sono il meglio sulla piazza, raga, sono il king del king. Sì, king del king, king, Burger King, Burger King, dai, ma tu al massimo, ma figurati, ma davvero fai rap? Eh certo. Ah. Senti sta riva che ti spacca le orecchie, te muca i polmoni. Dai, sentiamo, vai, sta riva, vai, che ti spacca i polmoni, sentiamo. Raga, battete le mani così. Dai, sulle mani. Io sono Pungi Topo, il re della scena, i miei nemici mi vogliono pugnalare nella schiena, sto pieno di fami tra sta gente, ma sono coraggioso, non c'ho paura di niente. Cioè, raga, ma un applauso a Pungi Topo, grazie. Io sono Pungi Topo, ho il testo, re della scena, i miei nemici mi vogliono pugnalare nella schiena, sono pieno di fami tra sta gente, ma sono coraggioso, non c'ho paura di niente. Ma questo è Pungi Topo, non c'ha paura di niente, bravo. Pungi Topo! Arriga! Aiuto! Ecco. Meno male che non aveva paura di niente. Sì, cioè, è bastato Pungi Topo urlato da qualcuno. Ma dove è andato? Ma dove? Pungi Topo? Non lo so, io vabbè. Ho picchiato la capa. Vai giù, dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti con il nostro talent. Andiamo avanti, secondo me il prossimo è molto meglio. Sì, perché abbiamo un nuovo concorrente qui in scena. Lei è Charlotte! Vieni Charlotte, allora. Charlotte, tu balli e canti, ti serve il palco o preferisci andare tu? Il palco, il palco. Allora guarda, Antonio, porta dietro le quinte, tanto non abbiamo più nessun mago, non ci serve più il tavolo, ma quello che ti serve è il microfono. Ok, eccoci qui, prova, 1, 2, 3, prova, sa? 1, 2, 3. Perfetto, e allora Charlotte, il palco è tuo, stupiscici con il tuo ritmo, che so essere un ritmo un po' latineggiante. Pronta? 100 secondi per te, un applauso per Charlotte Morelli! Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. Nada puede detener este sueño que es tan real. Sé que no le diste miedo, oh, si no dejo de intentar. La emoción que me mueve es la fuerza del huracán. Quiso caer mi interior, es mágico. Porque todo bueno es un CD. Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy. Y si no hay vueltas, hay que haya estado todo. Bajo tu pie y verá, era solo alas. Nunca hay el botar, no está prohibido nada. Cuando un sueño es. Es un reto para enfrentar algo que es pensar y destino es la real. Sé que no existe miedo, oh, si no dejo de avanzar. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. E allora, bravissima Charlotte, un applauso! Brava, in un'altra lingua, cioè Antonio non sa parlare in italiano e lei addirittura canta in un'altra lingua. Brava Charlotte, giudici, abbiamo delle ballerine tra i giudici, cantanti. Cosa ne pensate di questa esibizione? Lodo mi hai rubato le parole di bocca, perché veramente cantare già è difficile, ma cantare in una lingua straniera è ancora di più. Charlotte, ma tu parli spagnolo? No. Lo canti solo? Sì. E lo capisci?
Bravissima. Bravissima, tra l'altro. Fantastica. Volevo dire, cioè, nell'esibizione, che, nel video dell'esibizione che ha mandato ai provini, ha addirittura coreografato questa canzone. Davvero, è stata super brava. E allora, Charlotte, con un grandissimo applauso, ti rimandiamo al posto. Grazie, grazie, grazie mille. Grande, bravissima, complimenti. Bravissima, bravissima. E allora, perché? Perché non collegarci proprio con le seconde? Vediamo, esatto, se c'è un genio. Vediamo se questa volta. Ecco, senza diciamo, 40 secondi di saremo differenza. Sempre un po' in ritardo. Però Eugenio, ci senti? Forte e chiaro. Perfetto, ti sentiamo benissimo. Ma cosa fai in quinta? Fantastici! Bravo Eugi! Eugi, riesci ad andare giù, correre dalle seconde? Sì, vai giù dalle seconde, che sentiamo che cosa ne pensano i compagni di classe di Charlotte. Corri, corri! Aspettiamo! Vediamo, sai cosa? È che lui è collegato, sentiamo anche le televisioni. Esatto, perché, che le televisioni rimandano a... Perché in classe tutti i nostri alunni stanno vedendo in diretta questo talent. Esatto, riusciamo esatto. A collegarci ancora con Eugenio, vedere a che punto è. Si sta facendo le scale, si è ammazzato durante. Eugenio, sei seconda? No, ma che quinta B? Ma come quinta B? Ma cosa? Eugenio, in seconda! Ma le quinte, ma ti hanno pagato per rimanere lì? Ma no, ma cosa? Interrompiamo il collegamento, basta, interrompiamo i collegamenti. Vai in seconda dopo. Vabbè, ci sentiremo tra un po'. Ma come fa a capire? Posso capire. Seconda A con seconda B, posso capire. Ma no, seconda con quinta. Interrompiamo il collegamento, torniamo in studio, va che è meglio. Lasciamo perdere il collegamento di Eugi, che a quanto pare non capisce niente, però. E questo show che sta andando avanti, abbiamo avuto momenti di diverso tipo, ma anche molto divertente, giusto? Esatto, penso esatto. E anche delle barzellette. Ma davvero? Sì, io Lodo ne sapevo una. Allora, vai, racconta, c'era... sentiamo la barzelletta. Sì, no, c'era un prete e un rabbino. Un prete e un rabbino? Che entrano in chiesa. Prete e rabbino entrano in chiesa. No, c'era il rabbino. Il rabbino non entra in chiesa. C'è solo il prete. No, c'è solo il prete che entra in chiesa. Il prete entra in chiesa. E, no, non era una chiesa. Non era una chiesa, era una moschea. Era una moschea. C'è un prete. Allora, c'era un prete. No, un prete. Non c'era il prete. Solo il prete. C'era il rabbino che entrava in una moschea. E il rabbino entra in moschea? Sì. No, non c'era il rabbino, non c'era il prete. Era un gallo. Un gallo. Due galli. Walter Galli, sì, l'autista. C'era Walter. Entrava in una moschea. C'è Walter che entra in una moschea. Col pullman. Allora non era Walter. Era il pullman di Walter Galli. Ok. Il pullman di Walter Galli con un gallo. Sì. Con un gallo sopra. Sì. Entra in una moschea. Sì. Suona il clax. No, era una... Ecco, basta, adesso ci mancava solo che dicessi qualche altra cosa. Lasciamo perdere, noi abbiamo dei talenti che sanno raccontare davvero le barzellette. E allora facciamole entrare, loro sono Giulia, Viola e Dera. Eccole qua, ma che belle. Eccoci, microfono debitamente cambiato, eccoci. Vi do anche l'altro, proviamo a vedere. No, aspetta, sì, funzionano. Fantastico. Tenerlo, mi raccomando, vicini alla bocca, tanto c'è mascherina, ci sono i pop-up nuovi, ok. Prego ragazze, avete un po' di barzellette da raccontarci? Il palco è vostro, 100 secondi, via. Bello vicino alla bocca. Il compleanno. Viola, quanti anni hai? Ho 7 anni. Quando ne compi 8? Il giorno del mio compleanno. Brave. Prossima barzelletta. Beh, giustamente, il giorno del mio compleanno, ne compie 8, mica un altro giorno. I draghi. Si sente molto parlare di draghi in questo periodo. Lei che ne pensa? Sì, per me esistono. Bellissima, questa molto aggiornata. Bella. Draghi, perché non avesse colto. Draghi. Scusate, vai. Vitamina, interrogazione di scienze. Giulia, dimmi un frutto che contiene la vitamina A.
Albicocca. Ora dimmi un frutto che contiene la vitamina C. Caco. Bravissima, ora dimmi l'ultima verdura che contiene la vitamina K. Aspetti, caroten. Ma no, con la K, carote! Buongiorno, le maestre si staranno piegando. Bravissima, bella, bella. C'era Antonio che a caco era già per terra da ridere, io ve lo dico. Attento alla risposta. Giulia, quanto fa 2 più 2? 4, signora maestra. Brava, le darò 4 caramelle. Caspita, lo sapevo, avrei dovuto dirle 40. Bravo. Prossima barzelletta. Mezzi di trasporto. Nonna, mi hanno dato la pagella. Davvero? E dimmi come vai a scuola. A piedi. Ma attenzione, che adesso hanno addirittura travestimento. Queste no, sono veramente sono super attrezzate, super organizzate. Nel frattempo c'era un rabbino. No, non c'era un rabbino, no. c'era Walter Galli che col pullman entrava in una moschea, però non era una moschea perché non era Walter Galli, non era il pullman, c'era un gallo non me ricordo, portoghese che guidava il... Possiamo ricordarti tutte le... Ho capito, non è che possiamo ricordarci tutte le cose, però almeno una, cioè dici una barzelletta. Vediamo un po'. Qui la cosa si fa seria, Via! Oh, sono caduti gli occhiali. Senza occhiali. Senza il prete, con il prete. Col rabbino, prego. Eta al volante, un vigile ferma un auto che sta attraversando un incrocio. Perché mi ha fermata? Ma signora, ha superato i 50. Ma se ho compiuto 43 la settimana scorsa. Bella, questo doppio senso. Un'ultima barzelletta, siamo nei 100 secondi, scegliete quella che secondo voi può essere il vostro gran finale. Bravissime, comunque, peccato che non ci sia tanto pubblico. Giulia ha deciso, questa. Le caramelle. Giulia, perché hai preso 2 caramelle? Ti avevo detto di mangiarne una sola. Mamma, ho voluto obbedirti 2 volte. Bravissima, va bene, rimanete sul palco. Fantastico, giudici, io direi di chiedere a Teo Matano che cosa ne pensa. Cosa ne pensa, perché lui è il re della barzelletta e degli scherzi, o sbaglio? Mi avete fatto scompisciare dal ridere. Complimenti, bravissime tutte e tre, bravissime. Brave davvero. Giudici, avete qualche altro commento o qualcos'altro da dire sull'esibizione delle nostre barzellettiere? Brave ragazze, so che è stato un lavoro lungo perché avete creato anche il vostro copione con tutto il libretto stampato, disegnato, colorato, quindi meticolosissime. Sì, brava, sì. Brave. Dovete sapere da casa che è da giorni che girano con questo copione a tutte le ricreazioni. Sul pullman, vero Deborah, che se lo sfogliava me le leggeva. Fantastiche, veramente. Brave. Bravissime, allora vi lasciamo andare al posto con un grandissimo applauso. Saluto, continuiamo veloci perché siamo a metà del nostro spettacolo, ma adesso arriva una sorpresa. Pronte in collegamento, come ogni anno, anche le maestre hanno voluto dare il loro contributo al Talent 2021. E guardate che cosa hanno combinato. Hanno preparato. Padre... Just stop. I ain't no psychiatrist.
tutto quello che hanno combinato le nostre maestre. Ma che bello, ma che bello, che brave. E allora facciamo un grandissimo applauso alle maestre. Di solito le vediamo sul palco del talent. Esatto. Quest'anno no, ma non è un problema, non è un problema. Sono impegnati, sono trovati, hanno filmato. Avremmo il padre Sergio. Esatto, avremmo un collegamento con Eugenio, ma non riusciamo. Vediamo di collegarci dopo per questioni di tempistiche. Andiamo avanti perché adesso passiamo ai prossimi concorrenti che porteranno in scena una cosa molto particolare. Sì, perché abbiamo visto bambini che cantavano, ballavano, hanno fatto magie, ma adesso si recita. Si recita e loro sono Beatrice, Maria, Davide e Sofia. Venite bambini, venite, 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 venite. Quella, quella. Venite, venite bambini. Allora, abbiamo questi due microfoni a disposizione. Mi raccomando, passateveli quando dovrete parlare. Avete bisogno delle sedie? Portiamole sul palco, eccoci, Antonio. Qui. Perfetto. Allora, a parte che siete bellissimi, vestiti tutti così. Dove le metto? Dove le metto? Siete meglio vestiti così che... Uno! E due! E tre! Quando mai vi capita di avere un tubetto di ketchup che vi, che vi prepara le sedie? Va bene così? Va bene, siete pronti? Sì. In bocca al lupo. 100 secondi per voi! Beatrice, ma dove ci stai portando? Sono 2 ore che camminiamo, ma si può sapere dove ci porti? Vi sto portando al bar a prendere un bicchiere di rum, ma lo sapevate che io bevevo rum? Ma che bar? Siamo in zona rossa! Per la precisione, siamo in zona arancio e i bar fanno solo l'asporto. Comunque, per me sei matta. Però fermiamoci qui se vuoi bere il tuo bicchiere di rum. Vabbè ragazze, sediamoci e vi racconto. Il mio bis nonno Alfonso Giovanni Ambrogio Salvatore Cappellini diceva che se berrai più rum diventerai più bravo in matematica. Sì, è vero nipotina mia! Ora ti mettiamo alla prova, devi dire almeno la tabellina del 2. Ok, 2 per 1 85, 2 per 2 640, 2 per 2 0, 2 per 4 80, 2 per 5 600, 2... Ma che avete mangiato un megafono? Le hai sbagliate tutte! Ma Beatrice, stai tirando i numeri al super enalotto? Chiamo l'edicolante vicino a casa mia, 10 anni, 56 milioni. Io non lo so. Io comunque l'avevo detto, non saresti diventata più brava in matematica. Dai ragazze, è tardi. Dai, dobbiamo tornare a casa, c'è il coprifuoco, sennò poi chi lo sente, Draghi. Ma... Bravissime! Un applauso! Un applauso alle nostre tre attrici, al nonno Ambrogio di Salvatore Giulio, Carlo, Alberto, Azzeglio e Cappellini con la sua guest star. Giudici, cosa ne pensate di questa? Marco, tu sei regista della compagnia teatrale. Sì, sì, infatti, ma per quello volevo... È tutta farina del vostro sacco, nel senso che avete scritto voi le battute, ve le siete provate, avete fatto, immagino, anche qualche spazio al di fuori della scuola per fare le prove, per tu fai questo, tu fai così, no, fai cos'ha, piuttosto che cos'ho. Bravi, bravi, bravi. Complimenti. È un bel copione, l'avete messo in scena molto bene, il risultato è simpatico, soddisfacente, quindi bravissime, bravissimo. Molto, molto, molto bravi, molto bravi. Allora vi invitiamo ad andare a sedervi, a gustarvi il resto dello spettacolo. Andate pure, bambini. È scritto tutto. Andiamo avanti anche noi con il nostro... Ma succede? Ma cosa fa quello? No, scusate, aspettate un attimo. Conduttori! Conduttori, aiutatemi! Aiutatemi, cosa c'è? Dovete aiutarmi, cioè! È arrivata mia mamma! Quella mi suona come la batteria! Come quella ti suona come la batteria? Cos'è combinato? Dai, ma poi non eri tu pungitopo, io sono pungitopo, non ho paura di nulla! No, tu non conosci mia madre! Quella è un drago! Come un drago? Ma figurati se è un drago, cosa vuoi che faccia una mamma? Giannina! Come? Regà, mi nascondo! Come ti nascondo? Dove vai? Dove sta andando? Signora, buongiorno. Salve, lei deve essere la mamma... Sono Silvia! Come Silvia? Molto piacere!
Sono la mamma di Giannino! Piacere, scusa, piacere. No, non Silvia. Si chiamava Pungitopo. Ma per favore! Io l'ho battezzato Giannino! E se lo trovo gli faccio anche la cresima! Ecco, se lo trovo gli fa anche la cresima, quindi il povero Pungitopo sul Rap King del King. Scusi, ma signora, aspetti almeno la prossima esibizione a riempirlo di mazzette, perché dobbiamo andare avanti, non possiamo avere un cadavere di burattino. Sì, perché le promettiamo che la prossima esibizione la farà rasserenare. Davvero, la rasserenerà. Abbiamo pronti dietro le quinte il duo Fontana Colombo! Prego ragazze, abbiamo bisogno di una musica, di una luce scura, rosso-blu, per loro. Togliamo certo, tutto quello togliamo, che dobbiamo togliere. Togliamo, eccoci ragazze, un angelo e un diavolo ci faranno vedere un'esibizione che è un po' di tutto. Ragazze, siete pronte? Perfetto, 100 secondi per voi. Il nostro diavoletto, rimanete qui, bravissimi. Madonna, recuperate pure i vostri oggetti di scena da angelo e diavolo. Giudici, che cosa ne pensate di questa esibizione? Brave, belle e divertenti, complimenti ragazze. Le avete proprio tutte, siete state brave nonché rappresentanti della categoria secondaria, quindi esatto. Sì, bella anche questa discussione. Un applauso alle nostre Colombo e Fontana. Sì. Bella, Marco. Mi piaceva anche questa incursione a metà fra il cinema muto e Benny Hill. Esatto. Con un tocco di mimo. Quindi brave, perché avete aggiunto una novità a questo talent. Molto brave. Prego, potete accomodarvi. Codice di televoto, cos'era? 08? 10 addirittura. Mamma mia, che velocità. Siamo a 10 e approfittiamo di questo momento, visto che loro erano della secondaria, per ringraziare tutti quelli che hanno mandato i video e che hanno partecipato alle audizioni del talent. Perché erano davvero tantissimi video. È stata davvero una cosa difficoltosa riuscire a scegliere i talenti che si sono esibiti oggi. Bravissimi. Ma è stata un'edizione da record praticamente. Esatto. E a proposito di record, abbiamo un contenuto padre che ovviamente è un talento che non è arrivato nella finale di oggi. Eccolo. Lo stiamo vedendo. Ragazzi, stiamo vedendo questo video. Lui è Gabriele Ferrari. E mentre state vedendo questo video, sentite il nostro commento. È rimasto 4 giorni a fare praticamente non è stata un'esibizione da serie di talent, ma da show dei record. Esatto. Probabilmente sta ancora facendo girare, ragazzi. Esatto. Possiamo spegnere il video, torniamo in studio. Lui sta ancora facendo girare l'hula hoop praticamente. Dicono che abbia fatto 1472 giri. Dicono. Poi chi lo contava si è addormentato. Esatto. Ma lui continua ancora. Infatti. No, è stato veramente bravo. Quindi un applauso, facciamo un applauso a Gabriele. Che è uno dei talenti che non è arrivato in finale, ma che davvero, sicuramente davvero, bravo, si meritava bravo, tutto bravo, ciò. Bravo. E andiamo avanti con un momento la di gioia edizione. E frizzantezza. Passiamo a un talent molto più
pacato. Ha un talent. Diventato, sei diventato. Cioè, così. Un'esibizione. Ehi, hey, talento. No. Una nostra esibizione molto più pacata e magica. Bene, e allora chiamiamola sul palco. Lei è Viola Savardi. Fantastica! Vediamo Viola, Viola. Come stai? Viola. Sei ecco. Un po' agitata? Guarda, guarda, il microfono è in tema Ladybug. Sei agitata? Sì. Sì. Fai un bel respiro. Sciogliti. E tira fuori tutta la tua voce che è bellissima, veramente. Il palco è tuo, Viola. 100 secondi con l'esibizione. Facciamo un applauso sottovoce a Gloria Savardi, a Viola Savardi, scusate. Bravissima, bravissima Viola, grazie. Emozionante, grazie. Io personalmente mi sono emozionato. Bravissima Viola, bravo, devi, bravo. Tutto il pubblico in sala è rimasto in silenzio da ascoltare e ascoltiamo che cosa ne pensano i nostri giudici. Marghe. Viola, tanta, tanta dolcezza, ma anche un po' di sicurezza nascosta dalla tua voce, perché non so se tutti l'hanno notato, ma non c'era sotto la voce della cantante originale. Lei ha cantato proprio completamente dal vivo e solo con la base. Bravissima. Brava. Brava Viola, accomodati pure, noi ti ringraziamo per l'esibizione e andiamo avanti con il nostro spettacolo. Prego, torna pure. Ecco, Viola, ecco. Scusaci, vai pure, scappa perché ecco, siamo passati. Eravamo tutti cantino. Belli, felici, belli. Arriva lui! Arriva. Si può, cosa ma, c'è? L'hai cosa chiamato c'è? Tu, Lodo, l'hai ma, chiamato ecco, tu. Da una voce sì. Eccelsa, da una voce dolce, passiamo a questa cosa qua che sembra una racchia, ogni riferimento fatti a persone puramente casuale. Ma dov'è il mio video? Ma dov'è? Dov'è? Ma perché lo stai cercando? Ma perché è un disgraziato! Ecco. Dice che vuole fare il rapper, che è il king! Ma lei sembra un King Kong, uno scimmione! Un King Kong, dai, ma poveretto! Ah, lui... Ne manchi lavargli le mutande sporche! Ah, ecco, deve lavargli... E non posso dire di cosa! Sì, vabbè, dai, non approfondiamo la questione delle mutande non ci interessa proprio davvero per niente. Una puzza! Ecco. Zannino! Ecco. Zannino! Vabbè, sì, lo vada... Sì, okay. Sì! Sì! No! Io capito! Lo vado a cercarlo, vado a cercarlo, lasciamo! L'hai chiamato tu, Non l'ho chiamato io! Andiamo avanti, anche perché, Antonio, passiamo un'esibizione che a noi quando è arrivata abbiamo dovuto valutare chi passasse per la finanza, questo è davvero incuriosito, un'idea davvero particolare. Esatto. E l'idea è del prossimo concorrente, lui è... Matteo Castelli. Eccoci qua. Abbiamo bisogno di un'atmosfera tutta particolare. Matteo, mettiti qui sulla tua mattonella. E adesso giù tutte le luci, buio in sala. Si accende solo la luce di Matteo. Eccolo. Mi raccomando, voi non guardate Matteo, ma guardate che cosa combina con la sua ombra. Matteo, 100 secondi, vai con la musica.
sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Ti prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Mi cerco nelle storie anche perché fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Allora, bravissimo, bravissimo il nostro Matteo, togliamo grande, la sua. Grande Teo, fantastico. Grande Matteo, avete notato da casa sicuramente l'hanno visto. Sì, l'ho guardato qua nella tele in studio, è davvero molto bravi, 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 bravissimo, 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 sei stato bellissima idea. Giudici, che cosa ne pensate? Allora, l'idea è stata originalissima e abbiamo riscoperto una dote che noi non conoscevamo, almeno io non conoscevo di te, che è quella del ballerino. Complimenti Matteo. Davvero, anche perché la canzone si chiamava Bella Atmosfera e lui con la luce, con l'aiuto della luce e con le sue capacità ha creato davvero una bella atmosfera. Bravo Matteo, bravo Matteo, puoi tornare al tuo posto, puoi tornare al tuo posto. E adesso andiamo avanti, codice 12 per Matteo, ricordiamo, ma vedete tutto in sovraimpressione. E vediamo di collegarci, no, con Eugi, non abbiamo il collegamento con Eugi, magari ci collegheremo la prossima volta. E andiamo avanti con un gruppo. C'è Eugenio? Abbiamo il collegamento, sì, con Eugenio. Sì, abbiamo il collegamento, sì, con Eugenio. Sì, 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 sì. Collegati, vai! Eugi, collegati. Eugi, Eugi, dobbiamo ci sei? Dobbiamo andare in quarta? In quarta? In terza, terza. Non lo so. In terza. È in quinta. Sarà in quinta. Sarà in seconda. Adesso. Sarà in quinta A o in quinta B? Perché la domanda è quella. Eugenio! Sta correndo. Ti sentiamo. Ti sentiamo. Ma sei in terza A dove? A Gela? Stiamo perdendolo, Houston, abbiamo un problema, lo stiamo perdendo. Eccoli che fa il casino in terza A. Felicissimi per Matteo Castelli, che è il loro compagno di classe. Torniamo in studio. Bravissimi. Terza B, terza fa B. Niente. Vabbè, ho sbagliato. È il bello della diretta. Padre Sergio mi aveva assicurato che fossi in terza A, però vabbè. È andata via così, anche i tuoi compagni della terza A ti vogliono benissimo. I tuoi coetanei. Andiamo così in cerchio. Esatto. Bene. Ma torniamo in studio e vediamo, sì, sono acceso, perfetto. Torniamo in studio e andiamo avanti con la prossima esibizione. E loro sono un gruppo, le prossime sono sì, un gruppo. Sono le Spice Girl della bassa. Dai, cosa sono le Spice Girl? Ma sì, sono quelle di Wannabe. Wannabe. Where would be my lover? You wanna be my fans. Did you wanna be that easy? I'm so national. If you wanna be my lover, you got to be so man. Show me that for so easy. Even with the sand. Capì. Ecco. Vabbè. Chiediamo scusa ai giudici. Da casa mi dicono che Eugi non si sente, non ci colleghiamo più con Eugi, che è una fetta di pizza indisciplinata, perciò allora lasciamo perdere e andiamo avanti con il nostro gruppo. Sicuramente saranno meglio di noi. Esatto, io lascerei arrivare loro, che sono in questo palco Lucia, Carlotta e Arianna. Eccole le nostre due diavoli. Dobbiamo spostare? Ok, prima di fare dei danni. Prego ragazze, il palco è vostro. Siete pronte? Possiamo andare? E allora vai con la musica. Mi chiedi com'è passare le giornate a stare sul divano con un caldo allucinante che mi scioglie. Non dormo più la notte, ventilatore in fronte
E questa casa sembra proprio un hotel. Nati nel bel paese, pizza, pasta e mandolino. Tu portami del vino, che forse in questo pranzo non ti arriva manco il primo. Casino se cucino, ma sono troppi giorni che sono rinchiusa qui. Con 2000 zanzari che mi ronzano intorno ai pensieri. Tra la noia e i miei sogni e i problemi, vorrei soltanto scappare con te. Dammi un bacio a distanza, poi fai il piano dell'auto che adesso ti prendo e ti porto in vacanza. A cantare la notte davanti al jukebox, cuore forza 9, a metti se ma dove. Dammi un bacio a distanza, che l'estate è più bella soltanto se tu sei di nuovo con me. Ma c'hai la borsa a frigo che ti ha fatto tua mamma e sai che poi non vedo manco il mare. Qui danno su ombrellone, ma abbiamo una cabina che sembra un bel trilocale. Giochiamo a ping pong, calcetto il King Kong, spericolati scooter senza maglia Viet Cong. E se rimango a secco bevo un altro Nesquì che mi fa stare bene come quando sei qui. Fammi scordare tutto quello che fa male, adesso lasciati andare che puoi scappare con me. Ma che brave! Ma che bravo, ma che bellissima coreografia, ragazzi, siete state davvero bravissime. Bravissime. No, brave, 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 brave. Ma scusate, possiamo proporvi, siete state molto brave per la, una bella coreo, un bel brano e molto animato. Ma posso proporre ai due presentatori di fare insieme a Lucia il passo della gamba che balla? Faccelo vedere. Facci vedere come... Facilissimo! Un... Questo? Sì, sì, no, quello proprio con la gamba. Sì. Esatto, con la, ma fatto bene, come fanno loro. Come fanno loro, Non hai mai visto un ananas ballare così bene. È una salsa piccanta. Padre, devo andare in mutua perché... Abbiamo una regia audio che ti dà contro. Niente, confermo che siete più brave di loro. Bravissime. Allora facciamo un applauso alle nostre ballerine. Giudici, che cosa ne pensate? Prego, prego. Marghe, dite pure quello. Sì, sì, direi che Marghe Maionchi può. Ogni anno io trovo qualcuno che vuole rubarmi il lavoro. Davvero, dovrete fare i dance, i balletti, tutto. Devo cominciare a... No, e attaccarmi, a tagliare le ginocchia. Se non mi licenziano qua, bravissime ragazze. Bravissime ragazze, bravissime. Codice di televoto 13. Perché ricordiamo, Antonio, chiamate anche voi 45502. Non ci sono nessuno. No, non c'è. No, non c'è. Che c'è ancora? Cosa c'è, pungitopo? Che brave ste ballerine. Spaccavano tutto. Spaccavano tutto, pungitopo, pungitopo, sì, pungitopo, fermati qua. Tra l'altro mi fa ridere perché io arrivo con un faro dietro, con questa cosa, sai chi sembro? Pdor! Figlio di Kler! Della tribù di Star! Storia lunga. Pungitopo, pungi, guardami, sono qui. C'è tua madre, Silvia B, che ti sta cercando. Ogni riferimento fatti per... Mi ricordo il detto! Dove? Quando? Come? Ti sta cercando, sarà qui, non lo so. Non è che avete chissà quanto spazio. Un metro quadrato. Tu l'hai vista? Non l'abbiamo vista. No, non l'ho ancora vista. Eccola, adesso l'abbiamo vista. L'abbiamo sentita soprattutto. Sì, 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 sì. Sono qui, finalmente ti ho trovato! Ecco. Bene. Finalmente madre e figlio si ricongiungono! Ecco, finalmente. Finalmente si trovano! Dopo che il figlio è tornato tardi ieri sera, ecco, sì. Non ha rifatto il letto, sì. Ecco, e ha trovato la nota sul suo diario. Ha trovato la nota sul diario, giustamente, la nota sul diario. Io non so voi, però, probabilmente, finalmente, e anche questo riferimento a fatti o persone è puramente casuale. E adesso le prendi finché non cominciano a cantare anche le vecchiette. No, pungitopo, il rapper di Roma, oh. Il kicker è diventato... Ma cosa? No! Ma mi svegliano! Ma io per fortuna non vediamo quello che succede. Pungitopo, sei vivo? No, lo do. Oh, no, ma...
Non trovo più l'altro braccio. Ha messo un braccio, ma come? È il King, è il King, il Burger King. Ma Lodo, lo diciamo a casa che la mamma ci sta guardando, che è proprio lei quella, sì, che, ecco, state imitando, diciamo, che questo personaggio di Silvia B è ispirato, diciamo così, vagamente, sì, tra ispirazione, non che sia molto simile a lei, ma ecco, perché lei non è bionda, ecco, la differenza è quella, ecco, sono l'unica cosa. Però insomma, grazie, la voce è stata una voce, ecco, è stato un punto di ispirazione, le menate pure, quindi ecco. E signora Silvia B, la ringraziamo, per piacere, non ci ammazzi troppo il nostro pungito. Ma le è piaciuto il talent? Tantissimo, però ne prende alla fine le scenografie. La scenografia, ah sì, Silvia B. Ah, beh, certo, sì, perché la scenografia. Sì, ma l'anno prossimo magari chiama Pungitopo, farò venire anche l'anno lui, prossimo, no? Fate un'esibizione. Aspetta, in coppia. Lo porto qui. Ecco, non serviva riempirlo di mazzate per portarlo qui. Eccolo. Ah, è spuntato anche il braccio. Ecco, fantastico. Bene, io ringrazio Pungitopo e Silvia B. Li salutiamo un attimino, grazie Pungitopo. Anche perché fisso dentro nella mia testa questa immagine di due chiappe che cantano. E ha detto: ti fa, vieni qui, le prendi finché non ti cantano anche le chiappe. Ecco, io quindi ho un paio di chiappe adesso nella testa. Che bella infanzia, stanno... Sì, okay, beh, mi si è bloccata la crescita. Capisco. Ero un ananas e sono tornato un'arancia, tipo un semino. Guarda, lasciamo perdere. Vabbè, ti aiuterà a passare questo momento di tristezza il prossimo talento in gara. Sì, siamo quasi arrivati alla fine. Penultimo talento, un'altra cantante arriva per noi, Gaia Belotti. Fantastica, eccoci. Ma che principessina! Vieni, principessa, eccoci qui. Perfetto, sei pronta? Sei pronta con la tua agitata canzone? Agitata? Agitata, no, ma fidati che andrà alla grande. 100 secondi per te. Pronta? Bel respiro. Il palco è tuo! Via! Tu lo sapevi che per ognuno di noi ci sono 7 sosia sulla terra. Il uguale a te, ma dice arigato, e con le mani unite ti ringrazia. E poi c'è Miguel, chiede come stas. Lui è uguale ad Albert, che dice oh guaia. Sulla foresta, e giù fino da qua. Me contro te, me più te. Adios, salut, ciao, ciao, bye, bye. Questo è il mondo, il rotondo. E gira, gira, non si ferma mai. Tutto il mondo, il rotondo. Au, 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 au. Zaire come te, ma dice Salam Alek, ha un'amica ed è felice di incontrarla. E poi c'è Mili che dice I love you, è uguale a Mohana che fa una danza hawaiana, alle piramidi fino a Kuala Lumpur. Me contro te, me più te. Adios, aiu, ciao, ciao, bye, bye. Questo è il mondo, e gira, gira, non si ferma mai. Tutto il mondo, giro tondo. Au, 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 au. E allora facciamo un grandissimo applauso alla nostra principessa Gaia Belotti. Oh, bravissima, codice di televoto 14 per Gaia. Ricordiamo, approfittiamo di questo momento per ricordare in classe, a tutti voi che siete in classe, che avrete l'opportunità di esprimere il vostro giudizio da casa e votare i vostri preferiti con l'app che vedete in questo momento sui nostri teleschermi. Basta che inseriate il codice del televoto, giusto? Il codice del televoto
e poi ci sa il nome e basta mettere un votare, 2, 3, esatto, 4, 5. Ogni casa di ogni classe voterà da 1 a 5 la preferenza dei nostri, esatto, per i nostri talenti. Scusate, ma forse c'è un problema. Io ho provato a farlo e ho fatto il numero che ha indicato più volte Antonio. Gli euro sono 5 e poi non 2 come diceva Antonio, che vengono scalati dal credito e poi arriva un messaggio automatico allora, di padre Sergio diciamo che dice che... grazie per la ricarica che mi hai effettuato. Io non so questa cosa. Sì. Allora c'è un rabbino e un prete che entrano in chiesa, anzi no, erano in chiesa. No, ma poi diglielo a Marco. Quando io ho detto in sovraimpressione piccolino, grosso così, c'era scritto, non è vero quello che sta dicendo, state ricaricando il telefono di padre Sergio. Ecco, era segnalato. Non è colpa nostra. E non poi, è... non so se avete sentito, ma sotto c'era una vocina, legge attentamente il foglio illustrativo. Esatto, bisogna stare attenti al foglio illustrativo. Comunque, per fortuna c'è Gaia, c'è per fortuna c'è lei. Vieni qui Gaia, che sentiamo il giudizio dei giudici proprio sulla tua esibizione. Grazie Gaia per aver avuto la pazienza di aspettare il tuo turno con questi due pagliacci che continuano a farneticare. Scusate. Detto questo, nonostante io non sia una grande fan dei miei contro te, avendo io una certa età, brava, è stata proprio carina la tua esibizione. Mi rifai? Au au au. Tenera, brava. Come vuoi sentire a tutto il pubblico anche da casa, vai. Au au au. Fantastico. Bravissima, bravissima Gaia, sei stata super brava. Torna pure tra il pubblico a goderti la fine di questo show. Allora, io l'anno prossimo conduco con la maionese, perché col ketchup non è possibile andare avanti, perché questo qua, cioè, veramente, io Antonio non ce la faccio più con te. Meno male che siamo arrivati alla fine dello spettacolo, meno male. E tra l'altro non pensavo... Non ho mangiato niente, però! Ti ho mangiato una cazzottina così per vederti felice! Va bene, ti chiedo scusa, Antonio, ti chiedo scusa. Sei stato bravissimo. Se non ci fossi stato tu, non avremmo potuto fare niente. Io sapevo che sarebbe stato difficile, ma non pensavo così difficile. Abbiamo cominciato male già con culinaria, figuriamoci. Culinaria! Ecco. Culinaria! Praticamente... culinaria. Lasciamo perdere. Chiediamo scusa al pubblico in studio, al pubblico da casa per tutte queste scemenze che sta dicendo Antonio. Giudici! Sì, cosa ne pensa? Teo, cosa ne pensi di questo? È una cosa bellissima, l'ho capita adesso! Culinaria! Io ho capito, sono culi, invece no, culinaria! Esatto. Cioè, è bellissimo! L'ho capita anche io adesso, però è stato bellissimo. Meglio tardi che mai, ma adesso, sì, a proposito di belle cose, noi purtroppo siamo dispiaciutissimi perché l'ultima esibizione prevedeva una guest star. Cioè che era... una cosa fotonica. Chicken Little ci sarebbe stato. Fotonica. Doveva esserci una gallina in diretta nazionale qui su questo palco. Purtroppo Artemio, che è il prossimo concorrente, non sta bene, quindi è a casa e oggi non può essere dei nostri. Ma per fortuna abbiamo il video che ha mandato. Che ci ha mandato alla presenta. Ci sarebbe piaciuto vedere dal vivo la gallina che veniva ipnotizzata. Che da una settimana che chiede Ludo, ma se passo? Ma se passo, devo portare la gallina. Certo che la porti. E la porti, facciamo fare per ultimo, così prima fai l'esibizione e poi la cuciniamo. Allora. No! Scusa, pensavo che la cucinasse. Prendiamo solo le uova. E quindi, a proposito di uova. E allora ci vediamo il video di Artemio con la sua gallina, non so come si chiami. No, Benedetta. Benedetta. Che poi è morta. Grazie Artemio di aver chiamato la tua gallina come la tua educatrice. Grazie. Sì. L'ha chiamata Benedetta in onore dell'educatrice, poi Benedetta... No, ma è preoccupante che poi l'abbia fatta morire, però. Esatto! No, è morta di morte naturale, dichiara Artemio. Dice lui. E quindi è stata allenata un'altra gallina che si chiama... Giuditta! Margherita magari no. Giuditta. Fantasia di nomi. E allora abbiamo pronto il video, ascoltiamo e vediamo soprattutto quello che ci ha mandato Artemio, ma è una cosa incredibile. Cosa vuoi fare adesso? Prego. Devi tranquillizzarla però, eh.
Mai visto una gallina? Ma te adesso fai colazione. E lei sta lì ancora così. Sembra morta. Sì, però digli adesso di girarsi, perché sennò sembra una morta. Eccoci. C'è stata la transumanza di tutti che volevano vedere. Tranquilli, stasera quando andate a casa questa puntata rimane salvata, andate a vedervi il video di Artemio, una gallina che rimane lì. Io avevo i giudici che erano per terra dalle Artemio risate. Se ci stai guardando da casa, sappi che ci dispiace tantissimo che non sei qua. Ma vi ti immaginate? Salutiamo, la tua esibizione veramente, no, no, veramente da premiare. Marghe, cosa, cioè, come si fa a valutare una cosa di cioè va al di là di qualsiasi la vera domanda è come si fa a chiamare una gallina benedetta, però quello anche fare è quello, anche. Esatto. Una iena ti si dice di più, no? Gli sarebbe ancora Teo. Ciao Artemio. Noi sappiamo, Teo, che tu hai apprezzato particolarmente questa esibizione, giusto? Sì, secondo me è arte, è poesia, è incanto, cioè più la guardo più mi diverte, più rido, più mi sbuccio, cioè una cosa, è spettacolare. Complimenti Artemio, bravissimo. Complimenti. La prossima volta dal vivo lo voglio vedere. Facciamo uno short solo per Artemio, gli facciamo portare. Magari possiamo provare anche. Ho visto degli altri animali col cavallo. Col cavallo, facciamo la versione dello zoo. Sì, esatto, e facciamo il talent zoo. Bene, con Artemio, che aveva il televoto numero 15, se non sbaglio, siamo arrivati alla fine delle nostre esibizioni. Esatto, e quindi alla fine della puntata. E datemi l'ora, che ore abbiamo fatto? 11.30? 32? 28, ragazzi, siamo stati precisi. 47. Un'ora e mezza spaccata, veramente, siamo stati bravi. E per questo dobbiamo ringraziare tutti i talenti che ci sono qui. E quindi fatevi un grandissimo applauso. Siete stati veramente bravi, mentre cominciano ad arrivare i primi risultati del televoto da casa. Noi le vediamo, voi non le vedete da casa, ma noi vediamo in tutti diretta i grafici che si stanno formando, che si stanno creando, tutto quello che sta succedendo. Stanno arrivando i dati da casa, è una cosa. Visto che abbiamo Sì, ovviamente adesso raccontiamo tutto, ecco, vi lasciamo un po' di suspense, perché non verrà detto adesso, ma verrà detto oggi pomeriggio, anche perché ricordiamo che al voto da casa dovrà essere sommato il voto dei giudici in studio che hanno visto in diretta le varie esibizioni, e quindi una volta voto 10, il voto dei giudici potrà confermare o ribaltare la situazione. E chiamiamo sul palco il piccolo Lodo, il piccolo Antonio, così come le definisce padre Sergio, Massimo, Daniele, vieni, e Bisignano, venite, uno vicino a Antonio, uno vicino a me. Allora, Obelix, tieni Obelix, uno e due. Allora, cosa ne pensate di questo talent? Cosa ne dite? Per me è stato bellissimo, tutti vi siete impegnati, siete stati bravissimi. Presidente, la ringraziamo. Veramente? L'unica cosa che non capisco, come mai la gambettina così, sempre quando sei teso con la gambettina così. Poi un po'. Oggi vestito così è fantastico. Asterix. Mi sembra un po' piccolo. Sì, tieni su la mascherina però lo stesso. Dani, cosa ne dici? Tu non sei passato in finale, ma ti sei comunque esibito all'inizio e fatto vedere il tuo balletto. E ti è piaciuto questo talent la prima volta che lo vedi, giusto? È vero. Solo sì o no? Telegrafico. Ti è piaciuto? Sì, molto. Okay, molto. Oh, ok. Meno male, Dani. L'anno prossimo. Ripeto, che tutti vi siete impegnati. Esatto, il bello è che tutti ci siamo impegnati. Io le lascerei qui. Parla nel microfono. E io penso a gennaio ho fatto anche il DJ. Allora, l'anno prossimo vediamo. Magari manderai la tua DJ. Esibizione da DJ e ci penseremo l'anno prossimo. Ti ringrazio, tornate pure a sedervi, perché adesso dobbiamo salutare le persone da casa. Tutto a posto? E il mantello non lo so dov'è. Dopo lo cerchiamo, è sparito, era magico, sei Harry Potter. Bisi, tutto a posto?
Sì. Sicuro? Sì. Sicuro? Sì, quante volte, smettila! Tu sei così in classe, perciò dai, va a sederti, via, via, via. No, no, no. Già spento. Andate pure a sedervi. Non so, l'ho messo il mantello. Lasciagli fare, fanno loro la conduzione. Cerca il mantello, cercalo pure. Ma no, non sappiamo, l'abbiamo messo dietro. Dopo te lo rendiamo, sì, dopo. Salutiamo, tranquillo, i nostri giudici che vanno a calcolare i voti. Giudici, quindi i ringraziamenti. Innanzitutto un grandissimo grazie ai nostri giudici. Facciamo un applauso a Marco, Benedetta, Margherita e Teo. Che adesso vanno, calcolano tutti i dati, cominciano a prendere i dati. Esatto. Un grandissimo. State seduti. State seduti, mancano ancora 15 minuti prima di andare in messa, perciò non è un problema. Un grandissimo grazie, ma davvero tantissimo, va a tutto il gruppo degli educatori, perché anche quelli che non avete visto si sono dati un sacco da fare. Esatto. E quest'anno, causa Covid, abbiamo dovuto fare questa edizione online del nostro show. E quindi un grandissimo grazie a Mister Uovo Borra, che vedete, eccolo che sta muovendo la telecamera, è lui che sta muovendo la telecamera. Un grazie a Borra, alla telecamera principale, e vedete inquadrato invece adesso il nostro Christian Taco Bell. Un grandissimo grazie al nostro Christian. Esatto. Sono i nostri cameraman. Grazie ai cameraman, alla regia audio e luci. Un grande grazie va a Vanessa e Emma, che ormai da tre anni nascoste, spucate fuori, fatevi vedere da questa parte. No, non si vede, sono dietro le quinte che si nascondono. Che muove i fili di tutto quanto. Questa cosa qui, che si mette a disposizione tutta l'attrezzatura fantastica. Che noi faremo nostra, senza che lui lo sappia, esatto. Il nostro Steve Jobs, padre Sergio! Anche lui dietro le quinte, sempre nascosto. L'ha nascosto. Il suo piccolo di oggi, aiuto regia televisiva, il nostro padre Luca! Padre Luca, che era lì a dare i tempi e il coordinamento. Si coordinamento. Sente, non si sente. Nostro... Naturalmente ringraziamo Silvia B e Punti Topo. Chi sono? Sono le mani di Antonio Cazzulli. Eccolo, bravo Antonio, che ci ha fatto divertire. Eccoci qui. Ci ha fatto divertire. Il nostro fantastico Ricciolino. Ringraziamo il nostro Pizzaman. Pizzaman Eugenio, eccolo in collegamento nei collegamenti. Qui. Grazie Eugenio, nonostante le difficoltà tecniche, grazie mille di tutto, esatto. Eugenio, poi ringraziamo. Io ringrazio la mia spalla, sulla quale si può sempre fare affidamento, specialmente adesso che è ora di pranzo. Hot Tomato Red Sauce, Antonio Bettera. E io ringrazio la mia spalla destra, che ha montato tutta questa attrezzatura, si è messo qui, ha puntato le luci, l'audio, ha programmato tutto, Lodovico Ladona! Grazie mille, ma non finisce qui. Esatto. Un grandissimo grazie davvero a chi crede in quello che facciamo, perché naturalmente possiamo parlare, possiamo urlare, possiamo dire tante cose, ma se non avessimo qualcuno che ci ascolta e che è pronto a mettersi in gioco insieme a noi, tutto quello che stiamo facendo non avrebbe nessun senso. E allora il primo ringraziamento va a tutti i padri della Sacra Famiglia, quelli che sono qui a Orzi Nuovi, quelli che sono a Martinengo in giro per il mondo, a tutta la congregazione, in particolare naturalmente ai tre padri che sono in questo momento qui a Orzi Nuovi e che, nonostante le difficoltà, il Covid e tutto quello che c'è stato, stanno continuando a garantirci questi bei momenti e questi momenti di svago, e non solo, ecco. Esatto. Padre Quindi, Sergio, padre Luca e padre Giovanni. Un applauso. Grazie a loro, mille. Un applauso a loro. Un applauso va naturalmente anche a chi? Alla nostra dirigente, che è la nostra Luciana Ferraboschi. Grazie a Luciana se ci sta seguendo in diretta. Credo che dopo questa esibizione sarò licenziato, perciò grazie a tutti, è stato bellissimo fare questo spettacolo quest'anno. Grazie a Luciana che crede tantissimo in questa cosa, e anzi, esatto. Grazie al talent, grazie a tutti gli eventi che continuiamo a fare e tutte le proposte che abbiamo durante l'anno,
cerchiamo di mettere in gioco tutte le skills, le abilità e le competenze dei nostri ragazzi. Oggi sono particolarmente molto importanti perché faranno parte anche di tutto anche il comportamento della votazione finale. Sì? Sì, ricordiamo 14:20 sfilata infanzia, 14:50 primaria. Esatto. Abbiamo adesso gli appuntamenti: 14:20 sfilata della scuola dell'infanzia, sempre in diretta, 14:50 sfilata della scuola primaria, sempre in diretta, e poi prima delle 15:45 decreteremo i nomi dei vincitori del Talent 2021. Esatto. Ultimo ringraziamento va a chi sta dall'altra parte della telecamera, e quindi a tutti i genitori, a tutti gli amici, i bambini che sono a casa e ci stanno guardando in questo momento. Un saluto a tutti voi che siete in classe. Grazie di averci guardato, grazie di averci sostenuto, grazie di aver votato. Salutiamo tutti, salutiamo le nostre mamme, Silvia B e ciao mamma, siamo in televisione, all'anno prossimo! Ciao!